il sole ha diritto alle ferie. Ci ha colmati di nutrimento e di vita. Era al colmo della sua splendente fatica quando biondeggiavano le spighe. Un corteo di falciatori percorre commemorando la mietitura le vie di Foglianise. Festa di ringraziamento per il raccolto, festa anche di San Rocco. D'inverno le contadine gli hanno intrecciato con la paglia cornici e cattedrali. San Rocco fu in antico protettore contro la pestilenza, ma anche la carestia è una pestilenza. E quest'oro vegetale rimunera il santo che anche quest'anno ce ne ha scampati. C'è un filo rosso che intreccia la storia, la vita e il cuore di ogni foglianesaro, l'attaccamento a una tradizione antica nata dalla devozione verso San Rocco, che oltre 4 secoli fa liberò la comunità dal terribile flagello della peste. È la festa del grano. Dal dono di semplici covoni di grano, l'intreccio delle spighe ha portato alla realizzazione di splendide e monumentali facciate, che, con lo scorrere del tempo, hanno consentito alla festa del grano di Foglianise di diventare un evento di straordinario rilievo per il Sannio e per la regione Campania. L'arte di intrecciare le spighe è suggestiva e affascinante, ma è anche una delle più prestigiose forme in cui si manifesta la religiosità popolare della nostra comunità, perché oltre a richiamare la fatica e la nobiltà del lavoro contadino, è anche un segno di speranza in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando. Se sfogliamo le pagine del libro del Cannaruto, testimonianza storica dei fatti e del rendiconto finanziario della festa dal 1730, ma anche il cronicon redatto dai parroci che sono stati guide spirituali per la nostra città, non troviamo alcuna traccia di interruzione annuale. Nessuna guerra o carestia l'ha minata. Carri, la magia di sempre, Rino Genovese. Immagini destinate a restare nella storia. Guardate che spettacolo, la Basilica di San Benedetto a Norcia, la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Orvieto, 28 monumenti distrutti o danneggiati dal terremoto l'anno scorso tra Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, fedelmente ricostruite dai maestri della paglia di Foglianise. La sfilata dei carri, secolare, un rito anticamente pagano che permette ogni anno di ricostruire con una minuziosa lavorazione. Guardate i particolari di questi intrecci di paglia, vere opere d'arte di ricostruire i maggiori monumenti italiani. Lì dove la forza della natura distrugge, la paglia di Foglianise ridà la vita. Questi monumenti saranno poi anche donati alle popolazioni. I sindaci me l'hanno già chiesto e quindi noi saremo pronti a donargli, perché è il loro simbolo, è il loro paese. E noi continueremo questa nostra strada cercando di inserire questa manifestazione nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una sfilata spettacolare che prende il via con le donne che mantengono le gregne sulla testa, gli antichi contenitori del grano, che poi si sviluppa lungo le strade di tutto il borgo con questi straordinari carri. Ricordiamo qualcuno di quelli ricostruiti quest'anno: la chiesa di Sant'Agostino ad Amatrice, la torre civica ad Accumoli, il crocifisso di San Damiano ad Assisi, la basilica di Santa Rita di Cascia, insomma la riproposizione dei monumenti danneggiati o distrutti dal sisma. Veri patrimoni dell'umanità, ora ammirabili in tutto il loro splendore. È stata la Campania in tutto il suo splendore, il tema della festa del grano di Foglianise. I carri artistici quest'anno per la prima volta saranno donati ad enti e centri religiosi delle 5 province. Irpinia al Sannio, a Foglianise, per la tradizionale festa del grano. Quest'anno il tema è stato la regione Campania con tutte le sue potenzialità, le sue bellezze architettoniche, le sue chiese, i suoi castelli, le sue regge ed una singolare novità di cui ci parla Annalisa Angelone. La Campania delle cattedrali, dei castelli, dei palazzi reali e dei siti archeologici sfila sotto il sole negli splendidi carri di grano, l'oro di Foglianise, in una grande opera d'arte collettiva allestita da oltre 700 persone, un abitante su 5. Sulla scia di un'antica tradizione che valorizza identità e cultura popolare, quest'anno dell'intera Campania, filo conduttore della festa del grano. Il culto di San Rocco, patrono di Foglianise, era già vivo nel 500, si rafforzò dopo la peste del 1656. Per festeggiare l'arrivo delle reliquie, nel 1727 si organizzò la prima sfilata con le contadine in abito tradizionale che portavano sulle teste i cesti con le spighe.
Risalgono invece agli inizi del Novecento i primi carri dedicati all'architettura sacra, sempre più raffinati e sorprendenti con il perfezionarsi nei decenni dell'intreccio lungo e paziente degli steli di grano. La sfilata che mette in scena gli attrattori culturali delle cinque province rientra nei grandi eventi della regione Campania ed è essa stessa, con la creatività dei maestri del grano, l'incanto paesaggistico di Foglianise, uno spettacolo a cielo aperto che richiama migliaia di visitatori. E i carri, dice il sindaco Giovanni Mastrocinque, saranno donati ai comuni e ai centri religiosi che ne hanno fatto richiesta. Così, ad esempio, il quadro della Madonna di Montevergine si potrà ammirare nell'Abbazia Irpina e a Benevento arriverà il carro dedicato alla chiesa longobarda di Santa Sofia, entrata nel patrimonio mondiale dell'umanità. Siamo in Chiati Benevento per scoprire come a Foglianise si festeggia il grano. Il servizio è di Barbara Sirotti, la regia è di Gabriella Morandi. Prego. Oh grano, la cosa è più bella del mondo. È il vero protagonista della festa del grano in onore di San Rocco, che si tiene tutti gli anni a Foglianise, in provincia di Benevento. Sono dei carri molto particolari perché, pensate, vengono realizzati con la paglia interamente a mano, secondo un'antica tradizione. Andiamo a scoprirlo. Gabriele Pastore, una giornata di festa. Tutto il paese di Foglianise si è mobilitato per questa festa del grano, che ha origini antichissime. Sì, infatti, affonda le sue origini nel 1656 con la peste di manzoniana memoria e in quel periodo i cittadini, scampati dal pericolo, cominciarono ad offrire del grano a San Rocco in cesti portati sul capo e come atto di devozione organizzarono proprio questa festa con rudimentali strutture in paglia che poi sono diventati capolavori che ammiriamo tutt'oggi. E infatti la festa si svolge proprio così, cioè questo percorso dei carri. Sì, è un percorso che il 16 agosto di ogni anno rianima le cittadine del paese, percorre le arterie principali per un percorso di 7 chilometri fino a giungere alla Cappella del Santo. Il santo è adornato di tutto quanto il patrimonio aureo a disposizione, che non sono altro che gli ex voto. Prima di fare l'ingresso trionfale in chiesa passa tra due ali di folla costituite soprattutto dalle cosiddette pacchiane che portano sul capo i covoni di grano che sono proprio quelli della tradizione. Quindi è in quel momento che si suggella proprio questo patto tra il sacro e il profano. Sindaco, ma è un lavoro davvero certosino, sono meravigliosi questi carri, ma quanto tempo ci vuole per realizzarli? Ma normalmente si inizierà a lavorare con la mietitura, il mese di giugno, fine maggio, fino a ieri sera, fino a stanotte, fino all'ultimo momento, quindi hanno lavorato questi ragazzi, questi giovani e queste persone anziane. Per noi è stato un grosso risultato. Oggi ci sono i giovani che vanno a scuola e a scuola insegnano come si lavora la paglia, in modo da poter tramandare al futuro la realizzazione di questi carri. Ciao a tutti, ciao da Foglianise, ciao! Lo stelo di grano intreccia culto e devozione, gestualità che si ripetono inalterate nei secoli. Nel 1656 la carestia diffonde la peste. I foglianesari si rifugiano in periferia, dove la chiesa di San Rocco diventa luogo di preghiera. Il santo diventa dunque protettore della peste, come testimonia il quadro dipinto al centro del soffitto della cappella, in cui campeggia la scritta «Eris in peste patronus». Contestualmente cominciano i riti di offerta del grano, quale segno di ringraziamento da parte dei sopravvissuti. Thank you.
Quest'anno il Covid ha dato una battuta d'arresto nella storia della festa e, prima ancora, nelle nostre vite e nella nostra quotidianità stravolta. Non vedremo il grano farsi arte, non gusteremo la bellezza del duro lavoro che si fa meraviglia, non incroceremo il nostro sguardo con quello di San Rocco peregrino tra le nostre strade. Tuttavia, ci lasceremo animare dalla speranza di un incontro, di un'attesa, perché mentre tutto scorre, San Rocco è lì a proteggere la nostra comunità come ha sempre fatto in carestia, nella pestilenza, nella guerra e nelle asperità. Lui è lì mentre il mondo gira sopraffatto dallo sgomento per un virus che ha radicalmente cambiato le nostre vite, ma la sua presenza è un monito alla speranza. Quei carri che sono icone preziose della nostra vita, che ci accompagnano dalla nascita al nostro commiato dalle persone care. Abbiamo voluto farle rivivere e ripercorrerle con questo video, che è un inno alla vita, alla fede, all'amore per le nostre radici, alla bellezza dell'essere e del sentirsi comunità. Grazie a un ponte invisibile, che riesce a collegare le stagioni antiche a una modernità e a un presente stravolti che irrompono. In quel passato, nel nostro passato, ritroviamo i motivi salienti di una storia che tutti, nessuno escluso, dobbiamo continuare a scrivere. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli e a coloro che verranno dopo di noi, ma soprattutto alla schiera indimenticabile di tanti nostri concittadini che in questi secoli, con fede e tanto sacrificio, ci hanno affidato questa bella testimonianza di arte e folklore.